Buonasera e benvenuti alla 146esima edizione del TG di Casa Nostra. Questa sarà un'edizione speciale dedicata interamente alla didattica a distanza. Secondo quanto detto dalla ministra Azzolina, sicuramente non si torna in aula fino al 18 maggio e solo allora si valuterà il rientro o si passerà direttamente a settembre con il nuovo anno scolastico. Vediamo ora come si sono organizzati i ragazzi, come hanno reagito i genitori e come riescono ad affrontare la quotidianità. Ovviamente, non potendo entrare nelle case, non sarà fatta alcuna intervista diretta, ma loro stessi ci hanno fornito i video di come affrontano le lezioni online. Vediamo il servizio. Papà, abbassa il volume! Mi se ne frega, girà tanto mica di te! Come mica di te? Sto facendo i copi di conti per te, porca paletta! Bravo, applauso. Zitta che c'è la professoressa in linea! Salutala! Un po' di rispetto per i professori! Rispettissimo! Come si dice camminare in inglese? Che me lo sta chiedendo! Esiste Google Traduttore! Come Google Traduttore? Io... Esci! E cerchi! Ma sangue the kill, Come si dice, papà? Che ne so io! Guarda che non te li faccio più i compiti, eh! Speriamo che non in tutte le case sia così, anche perché farsi suggerire da Gerardo di peso non credo sia una cosa molto intelligente. Ora vediamo però l'altra faccia della medaglia, cioè andiamo a casa di un insegnante durante una lezione online. Vediamo il servizio. Oh, silenzio, Giorgia. Mi devi accidare. Devo collegarmi con i ragazzi. Devo collegarmi con i ragazzi. Sono in linea. Sì. Ciao ragazzi. Buongiorno. Tutto bene con questa quarantena? Appello. Giorgia! Ci sei? Scusate un attimo, Giorgia, per piacere, per sì, piacere, sto facendo lezione, vai in un'altra stanza! Andiamo in un'altra stanza, andiamo! Appello, scusate ragazzi, De Gregorio, Iorio, ci siete tutti, vedo, grande, bravissimi, Barassi, con quella faccia cosa stai pensando? Alla natura gli uccellini! Ma dai, svegliatevi la mattina! Oh! Vai in un'altra stanza, per piacere! Per piacere, che sto lavorando! Poverino! Dibla! Ma questi cazzi di capelli in piedi! Chi è il parrucchiere? Ma porco cane! Vabbè, devo esercitare un attimo! Dai, Giorgia! Allora, da quest'ultimo servizio abbiamo capito che sia i docenti che gli studenti sono veramente in cattive acque. Ma chi sta messo peggio di tutti sono i genitori, perché sono dovuti tornare sui banchi di scuola per studiare. L'appuntamento è per la prossima edizione del TG di Casa Nostra. Vi facciamo i nostri migliori auguri di buona Pasqua. Mi raccomando, restate a casa.